Senti come sciuscia lo scirocco, senti come già si l'aeroporto, vieni libero e leggero dall'Africa. Senti come scurrica lo tempo, respirano mari sul vento e si senti scruscio intorno all'isola. Riempio il vuoto dentro di me, lo destino non cambia mai. Mi sento la mente leggera, sarà l'aria che ha intorno. Normanni, arabe, fenici, nasta terra, terra senza tempo, quanto santi Cristo in l'ultima isola. Aspettando un posto sicuro, è presenti già lume futuro, che si nasce e che si muore. Godermela un po' quest'isola, avrò mai tranquillità da vendere, ma potrò difenderla un po' la mia isola, avrò mai tranquillità da vendere. Ascoltate lo scuscio di lo vento, tanto giù non è pagamento, a ti giorno un piglio sole. Primo intervento, diciamo, artistico, diciamo, della serata. Sì, esatto. Ecco, sono anche degli amici, quindi li accolgo veramente con grande piacere. Li chiamiamo, esatto. Sono il grande attore Vittorio Viviani, accompagnato dal maestro Andrea Bianchi. Eccolo qua. Benvenuti. Prego, prendete il vostro applauso come... Eccolo qua, Vittorio Viviani e Andrea Bianchi. È un anno che ci persa casa con quattro stanze bagne e cucine. Moglie me se ne è fuiut, mo so se mise con mio cugino e se portat sorte e a pensione da nonna mia. E mo o sto con manufes t'ha già detto e guai miei. E nanna che ha già perso posto da bancarella
e calzettine ed alini. Io stavo buona, mangiava buona ed ero socio con mio cugino che si è rubato o capital e a pensione do nonno mio e mo posto con manfes taccia di te guai miei e mo caggia fa posto a guardar non già faccia campa volesse magna ma va magna e ha già guadagna e per guadagna e avessa fatica ma pa fatica a già magna taci di te guai miei e un anno che è morto nonno perché è scivolato goppo scalino a nonno per l'aiutare si è rotta coscia e la fa male a reterina alzi è malata tenno diabete e manch'io mi sento buona oh non è morto tace di te guai miei e mo caccia fa stonga malat non ci faccia campare ma avessa cura ma vamma cura e ha già guadagna e pa guadagna o fatti prima e avessa fatica ma pa fatica ma già cura taggi di te qua. Saluto miei kist song e guai miei.
creatura ci sospinse, ma fu un solo punto quello che ci divise. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato, la bocca mi baciò. Il percorso che si fa per arrivare a diventare, insomma, un attore. Poi di strada non si finisce mai, bisogna sempre studiare, sempre rubare gli altri, sempre stare con gli occhi aperti, attenti a, con rispetto e con amore al ruolo che si sta interpretando, perché è sempre qualcun altro, non siamo noi, no? Quindi dobbiamo un po' sposarci con il ruolo che ci stiamo, in cui ci stiamo andando a infilare. Però volevo dire, scagliare una freccia a favore, una cosa che qui si fa materialmente, degli attori, quelli veri, cioè quelli che non hanno fatto il Grande Fratello, no? Oppure che, non so, sono fidanzati con qualcuno molto potente. Cioè, c'è anche un sistema per fare l'attore in un modo normale, che è il provino. Solo che i provini sono una cosa molto difficile per un attore, perché in 3 minuti tu puoi giocarti anche 3 anni di carriera, no? Un contratto lunghissimo. E quei 3 minuti sono fondamentali. Una volta passato il provino, il resto è in discesa, è fatta. Cioè, quasi fatta. Perché tu fai il provino, ti prendono e poi cominci a rimurginare. Ma sono sicuri di aver preso me? Ma perché mi hanno preso? Ma che sono matti? Ma non è che per caso aspettano che Giovanna a mezzogiorno gli dica di sì, poi mi telefono e mi dicono scusa, ci siamo sbagliati? Perché c'è anche questo, hai paura. Fatto sta che al provino succedono delle cose strane, perché tu magari vai lì per un ruolo che ti si addice abbastanza e ti ritrovi nella stessa stanza con una fotomodella ucraina, la figlia dei Fantozzi, un, potete ridere, un transessuale e Nicole Kidman. E non capisci perché il regista ha voluto vedere tutte queste persone. Quindi cominci a farti le domande. Ma perché a me mi hanno fatto fare il provino 3 volte e agli altri una sola? Ma perché a loro l'ha chiamato il regista a casa e invece io l'ho letto su internet? E quindi cominci veramente ad agitarti, per cui già il panico del provino aumenta a dismisura, perché dovete sapere che quando uno arriva a un provino è un po' come quando vai dal dottore. Quando vai dal dottore che ti senti un po' male, pensi sempre, oddio, mo mi sta, questo mi dice che c'ho qualcosa che non va. Invece quando vai a fare un provino hai proprio dei sintomi fisici. Intanto la sudorazione dei palmi, dei piedi e delle mani, quella non te la leva nessuno. La salivazione è azzerata e c'hai la lingua come una pantofola della nacotta, che proprio non si muove, è paralizzata. Hai quella sensazione di fallimento imminente, per cui pensi, oddio, che cosa mi succederà, non sarò in grado di ricordarmi niente, e soprattutto hai la memoria completamente azzerata, non ti ricordi nemmeno i fondamentali, ma non il pezzo che devi fare, non ti ricordi proprio come ti chiami. Cioè tu vai là e il regista ti fa, allora, nome e cognome. E... no, nome e cognome, serve per la scheda, nome e cognome. Nome e il suo nome e cognome. Ma guardi, una cosa simile, no, nome e cognome. Guardi, ce l'avevo sulla punta della lingua fino a un minuto fa. Posso chiedere un aiutino a casa? Questo... hai paura. Hai paura, però capitano anche quei provini in cui non hai paura per niente, cioè sei travolto da un'ondata di menefreghismo, ma i motivi sono specifici, perché per esempio se hai già un lavoro e non te ne serve un altro, vai a fare il provino come se fosse una passeggiata.
Oppure se sai che il regista è uno stronzo e non ti prenderà mai, perché magari c'ha pure la moglie che sta facendo il provino per lo stesso ruolo. Oppure, che ne so, sei andato ad accompagnare qualcun altro. Bene, in tutti questi casi la parte è tua. Succede sempre così, perché è una specie di legge di Murphy. Non so se la conoscete, la legge di Murphy: se qualcosa può andare male lo farà. E la stessa cosa vale per gli attori. Cioè, quando tu sai che un ruolo è stato proprio tagliato su misura per te, che sei perfetto, che sai la parte a memoria benissimo, che addirittura allegato al profilo del personaggio c'è la tua foto, sei sicuro che quella è la volta che non te prendono. Se invece vai a fare il provino come se stessi andando a comprare un chilo d'arance, la parte è tua. Purtroppo succede così. Oh, c'è anche il fattore BDC, eh? Cioè, voglio dire, c'è anche BDC, botta di fortuna. Può capitare anche quella, succede. Però, insomma, tu, bene o male, questo provino, panico o non panico, me ne freghismo o non me ne freghismo, lo fai, no? Dopodiché aspetti, mi chiamerà, non mi chiamerà. Intanto i sintomi bisogna intuirli subito, perché se un regista ti dice le faremo sapere, vuol dire no grazie, abbiamo preso qualcun altro. Questa è la traduzione. Anche se ti dicono, per esempio, dobbiamo vedere ancora qualcuno, però non hai fatto male il provino. Oppure la peggiore di tutte è questa. Allora, mi è piaciuto molto come hai fatto il provino, sei un bravo attore, se non è in questa occasione, in qualcun'altra sicuramente lavoreremo insieme. In tutti questi casi vuol dire che non ti hanno preso, un po' credo come nelle assunzioni di un lavoro normale, succede spesso così. Però purtroppo, insomma, questo è il modo con cui loro ci liquidano in qualche maniera. Molto meglio così che quando ti dicono la verità in faccia, eh? Perché si giustificano dandoti la colpa, ti dicono no, guarda, ci dispiace, ma lei è troppo alta, me la vuoi tacchi? È troppo bassa, mi metto? È troppo magra, me imbottisco? Troppo grassa, dimagrisco? Troppo bionda, me dingo? Troppo brava, abbaio, giuro che so abbaiare. Lo so, ma lei è troppo giovane. Mi strucco, te faccio vedere io le zampe di gallina. Ma lei è troppo grande, grande. Sul profilo c'è scritto un'alcolizzata dei 40 anni. Io ce n'ho 35 e per ridurmi così ho passato la notte a bere Jack Daniels. Oppure il film... Succede. Il film è in inglese, so bilingue. Ah no, mi sono sbagliato, è finlandese. Ah vabbè, ma tutti gli attori parlano in inglese, tutti gli attori tranne il suo personaggio. Quando è così vuol dire che proprio la parte non è tua e che la devono dare a qualcun altro. Però, succedono anche dei casi rari in cui con tutta la sudorazione tu vai a fare questo provino, lo fai così così, non si sa se sei giusta per la parte, non ci dormi la notte, il regista ti dice le faremo sapere, invece dopo un mese ti chiama, la parte è tua. A me è successo così e stasera sono qua. Thank you.